Allora, vediamo un prodotto particolare, diciamo molto in voga in questo periodo. Premetto che non l'ho ricevuto gratuitamente, l'ho acquistato per una persona, diciamo, di famiglia che ha dei problemi, purtroppo, diciamo, di deambulazione. Ed è una malattia che non lascia margini di miglioramento, anzi. E quindi, diciamo, dopo aver visto 1000 video, ho deciso di acquistare questo esoscheletro della Hypershell, che, a dire la verità, diciamo, non è un dispositivo medico, però, diciamo, la scommessa era proprio quella di vedere se poteva dare una mano. Allora, vediamo comunque, partiamo dal contenuto. Allora, la scatola si presenta molto bene. Questa è la versione Pro X e ne esistono in tre varianti sostanzialmente. La base, che costa 800 euro, molto simile a questa, ma con una potenza, diciamo, pari al 50%. Poi esiste la Pro X e poi una versione aggiuntiva che è identica come performance, solo che, diciamo, utilizza il carbonio per renderlo un po' più leggera. Allora, partiamo dalla scatola. Allora, il contenitore è molto bello, diciamo, ha una valigetta fatta molto bene e, diciamo, come giusto che sia anche per un prodotto che comunque costa 1100 euro, 1099. Allora, all'interno abbiamo in questa versione l'esoscheletro, una batteria di scorta che è abbastanza grande, però diciamo che a livello di peso comunque pensavo peggio, ma diciamo che una volta montato con la batteria siamo a 2,4 kg, per cui diciamo non male. Poi, ecco, la versione invece base ha una sola batteria. Poi abbiamo l'esoscheletro, che poi vediamo. Un, diciamo, scatolino con il cavetto USB-C per la ricarica, ma nessun caricabatterie. Considerate che il produttore consiglia un alimentatore da 65 watt ora, per cui diciamo è da acquistare a parte. E poi abbiamo il manualetto, cioè meglio, il set di manuali che spiegano come funziona. Allora, poi lo vedremo, ecco, non so se riusciremo a vedere l'app perché ho un problema di registrazione dello schermo, per cui però ve la racconto. Allora, diciamo, questo è il manuale, va bene, è in inglese e poco importa, nel senso che comunque c'è poi un QR code con un'app che, diciamo, è abbastanza semplice da usare. Diciamo che quello che, ecco, non mi è piaciuto innanzitutto è il fatto che non ci sia un manuale in italiano. È vero che per un appassionato di tecnologia non è un grosso problema, però per una persona magari, diciamo, non giovanissima e che non conosce l'inglese, ecco, potrebbe essere un piccolo dramma. Allora, l'esoscheletro è fatto molto bene, non c'è nulla da dire, nel senso che è curato nei minimi dettagli, prevede 1000 regolazioni, diciamo la larghezza della schiena. Adesso togliamo magari un po' di carte, così. Sì, non volevo rompere. Ecco, tenete presente una cosa. Io l'ho ordinato sul sito ufficiale, la consegna doveva partire dalla Polonia, dove hanno un deposito. In realtà è partito da Hong Kong. Mi sono assicurato con loro di non dover pagare dei dazi doganali e mi hanno assicurato che nel caso in cui ci fossero stati dei dazi me li avrebbero rimborsati. Non li ho pagati. Ok. Tempi di consegna, mettete in cantiere una quindicina di giorni. Ecco, questa è la regolazione in larghezza, in modo da adattarsi, diciamo, ai vari tagli, e questo sia da una parte che dall'altra. Ecco, dicevo,
Una volta che l'avete ricevuto e l'avete provato, in linea teorica non potete più restituirlo. Perché, diciamo, loro dicono che una volta che viene attivato, il prodotto è considerato buono. Viene sostituito solo in caso di guasti, o di prodotto danneggiato all'arrivo. Allora, questi sono i motori. E poi sotto abbiamo la parte legata, che si lega, scusatemi, sopra il ginocchio. Anche qui abbastanza, ci sono parecchie, ecco, no, regolazioni, per cui al di là della fascia è possibile regolarne l'inclinazione e la distanza, per cui trasla rispetto al supporto, ecco, trasla in orizzontale. A livello di materiali siamo sicuramente di fronte a un prodotto di fascia alta. Le clip sono morbide da sganciare, da agganciare, per cui anche una persona anziana riesce tranquillamente a farlo. Poi vediamo cosa c'è ancora di particolare. Ecco, le fasce sono imbottite così da non creare problemi, non dar fastidio. L'unica cosa che ho notato, poi comunque lo vedremo, è il fatto che è vero che è leggero, però per tenerlo ben saldo alla vita bisogna stringere parecchio la cinghia e se si hanno dei vestiti sotto non è detto che sia proprio così comodo. Noi alla fine abbiamo optato, poi lo vedrete, per utilizzare delle bretelle. Non saranno bellissime da vedere, però funzionano molto bene e reggono il carico, diciamo, lo spostano dalla vita alle spalle. Allora, il set, vedete, comunque è fatto molto bene, nel senso che veramente non c'è nulla lasciato al caso. La batteria, ecco, l'unica cosa che ho notato è che l'unico modo per caricarla è con la batteria inserita sul dispositivo. Per cui se avete due batterie, non pensate di utilizzarlo e nel frattempo caricare un'altra batteria perché non c'è modo di farlo, ecco. Anche lo sgancio della batteria poteva essere migliorato perché è abbastanza difficile e poco intuitivo, però va bene, ci può stare. Adesso penso che siano piccoli difetti che non ne compromettono l'uso. Beh, non c'è molto altro adesso, vediamo un attimino adesso di passare al metterlo in funzione. Operazione decisamente semplice, c'è un'app, come si dice, semplice da usare, che permette di regolare diversi settaggi. Allora, qui vedete, adesso ho oscurato giusto per una questione di privacy. Una volta messo, non è così invadente, ecco. Sicuramente la parte dietro può dar fastidio, però penso che sia un piccolo prezzo da pagare. Considerate che questa persona si muove molto più lentamente e ha proprio problemi a coordinare il movimento dei muscoli, soprattutto ad alzare la gamba, per cui normalmente striscia i piedi. Le scale sono una cosa difficilissima per una persona così. Mentre qui è stranissimo la sensazione perché tende proprio a sollevare la gamba appena sente come si può dire, un minimo movimento. Qui lo vedete ad esempio camminare con il bastone anziché con il deambulatore e in questo caso abbiamo fatto una passeggiata di una buona 20 minuti, mezz'ora, un 2000 passi sono stati fatti, un record perché normalmente non ne fa più di un centinaio. E alla fine, ecco, ripeto, anche lo sforzo sembra molto molto contenuto. Cosa carina è il fatto che in alcuni casi, anche in questo video si vede,
tende ad inciampare, nel senso che è come se la gamba non partisse. Il dispositivo comunque è in grado di dare lo sforzo, non lo sforzo, lo start, chiamiamolo così, a sollevare la gamba, e questo fa sì che non si inciampi. Considerate che normalmente durante una camminata più volte corre il rischio di cadere per terra perché perde questo coordinamento. Mentre in questo caso lo vedete, ad esempio, l'ho trovato una cosa spettacolare, vederlo camminare, non dico liberissimo, però davvero è un qualcosa che non pensavo più possibile. Per cui ecco, pensando ai 1000 euro spesi, direi che sono stati spesi in modo spettacolare. Ripeto, non è sponsorizzato, non ci guadagno nulla. Mi piaceva l'idea di portare sul canale un prodotto di questo tipo che sicuramente può essere utile per molte persone. Io spero che il video vi sia piaciuto, finisce qui, vi invito a lasciare un like, anche come piccolo gesto, e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. È tutto, grazie e alla prossima.